Dopo 3 settimane di pausa, la Formula 1 ha ripreso i battenti per la seconda tappa del Mondiale 2021 e si è corso a Imola all'autodromo Dino ed Enzo Ferrari. La gara è finita da pochissimo e ha vinto Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris sulla McLaren. Una gara di Imola veramente divertente che ha regalato tantissimi spunti e speriamo che veramente questo sia l'andazzo per tutto un campionato del mondo che vede indubitabilmente come tema principale il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. In Bahrain ha vinto il pilota inglese, qui vince Max Verstappen facendo una gara veramente trionfalistica, facendo anche una grande manovra in partenza e aggiudicandosi una vittoria assolutamente meritata. È una competizione di Imola che si è svolta incredibilmente su pista bagnata, complice anche appunto un acquazzone primaverile che si è abbattuto e dunque tutti i piloti sono trovati a ripartire con delle gomme intermedie e da subito dalle prime battute si è capito come Max Verstappen avesse voglia di vincere e avesse voglia di sfidare il suo grande rivale di questa stagione, ovvero l'inglese Lewis Hamilton. Qui vediamo il contatto tra i due che è avvenuto subito alla prima chicana, alla prima variante della Villeneuve, dopo la partenza, con un Hamilton che prova a resistere dopo essere partito dal palo. Peraltro in qualificazione Hamilton ha ottenuto la 99esima pole di carriera, Verstappen però ovviamente non ci sta e partendo da terra, perché Perez, il suo compagno di squadra, era in seconda posizione, sfrutta la corsia interna e riesce a completare la staccata con un contatto che è giudicato dai commissari di gara e anche da me contatto di gara. Hamilton prova un attimo a lamentarsi in direzione gara dicendo che Verstappen l'ha mandato fuori, ma appunto non ci saranno azioni per questo contatto. Quello che succederà poi sulla pista bagnata di Imola avrà invece delle ripercussioni molto importanti sul campionato, perché per la Mercedes in particolare non è una giornata proprio da ricordare, in particolare per un pauroso incidente che è avvenuto al 32esimo giro tra George Russell e appunto Valtteri Bottas. Oggi Valtteri Bottas è veramente anonimo per questo incidente che vede di fatto Russell perdere la macchina sul rettilineo di Imola e di fatto centrare un incolpevole quanto anonimo Valtteri Bottas, stoppa addirittura la gara e crea una bandiera rossa. Questa bandiera rossa in realtà andrà a vantaggio dello stesso Lewis Hamilton, perché allo stesso giro fa un errore sempre alla curva della Tosa, finisce lungo, un po' ricordando la dinamica di errore di Vettel in Ferrari a Auckland nel 2018, perdendo il posteriore, finendo letteralmente nelle terre. Per fortuna di Hamilton la macchina non si rompe, riesce a tornare in pista. Subito dopo succede il clamoroso incidente tra Bottas e Russell e la gara si interrompe. In ripartenza poi ci sarà appunto Verstappen che tornerà a essere primo, dopodiché Hamilton da ottavo ripartito arriverà a infilarli tutti uno per uno, tranne ovviamente il pilota olandese che va a vincere questa gara di Imola trionfando nel Gran Premio della mia regione, il Gran Premio dell'Emilia Romagna. È una vittoria meritatissima per Verstappen, che dunque si conferma il principale contender di Lewis Hamilton in questo campionato del mondo. Lewis Hamilton che comunque, come vedremo tra poco, avrà un leadership del campionato ancora attiva, perché nel finale il pilota inglese è riuscito a ottenere il giro veloce che vale un punto addizionale. Ma celebriamo la vittoria di Max Verstappen, che oggi era veramente il pilota da battere, nonostante una partenza dal terzo posto in qualificazione, ma va detto che in qualificazione tutti i top driver erano letteralmente lì, i primi tre basti pensare che erano nel giro di 5 centesimi, quindi veramente pochissimo. Per Max Verstappen dunque suona l'inno nazionale olandese, un inno bellissimo anche musicalmente parlando, che è Held Wilhelmus, per un podio che appunto vede Verstappen e Hamilton e terzo il mio Lando Norris con la McLaren. Menzione sia per i due piloti inglesi, quindi Hamilton e Norris. Hamilton appunto finisce secondo in una gara da croce delizia, perché appunto quell'errore alla Tosa al giro numero 31 di fatto lo condiziona relegandolo molto indietro in nona posizione. Hamilton comunque aveva un passo molto simile a quello di Verstappen, di conseguenza era più veloce di praticamente tutti i piloti tranne l'olandese, e infatti al giro uno per volta riesce a prendere tutti i piloti e a infilarli tutti dall'ottava posizione alla seconda, conquistando un podio che potrebbe essere fondamentale qualora il mondiale si disputasse in volata, perché parliamoci chiaro, se Hamilton avesse totalizzato 0 punti era un colpo molto più pesante per uno che vuole puntare a vincere il titolo del mondo. 19 punti invece possono assolutamente essere una manna fondamentale. Menzione d'onore anche per Lando Norris, a mio modo di vedere uno degli MVP di questo Gran Premio di Imola, perché già in qualificazione aveva dimostrato che la McLaren su questo circuito si è trovata molto bene.
e Norris aveva fatto addirittura un terzo posto in qualificazione. Peccato che la direzione gara gli ha tolto il tempo per aver superato i limiti della pista, e di conseguenza il pilota inglese si è ritrovato essere diciamo settimo e non terzo. Dopodiché, comunque, sfruttando sia la bandiera rossa sia i pit stop e le condizioni della pista che andavano via via mutando, considerato che appunto tutti i piloti hanno finito con la pista asciutta, e infatti il pit stop è stato per cambiare le gomme da bagnato a gomme da asciutto, è riuscito a portare a casa una grandiosa terza posizione e anche un terzo posto nella classifica del campionato del mondo, per quanto sia su due gare soltanto e quindi molto poco indicative. Gli spunti comunque di interesse ci sono da assegnare anche tanti titoli di driver del giorno e delusioni del giorno. Parliamo anche della Ferrari, che comunque fa una grandiosa gara per il potenziale della macchina, perché Charles Leclerc finisce quarto e ha lottato per buona parte della gara con Norris, con il suo compagno di squadra Sainz, con Ricciardo per il podio, ed è praticamente l'obiettivo che può porsi la Ferrari in qualche pista, un duello alla pari con la McLaren, ammesso che ovviamente la Red Bull e la Mercedes siano sempre davanti, ma oggi non era letteralmente il caso. Quinta posizione è per appunto la seconda Ferrari con Carlos Sainz, che rimedia una qualificazione disastrosa, partiva undicesimo il pilota spagnolo e arriva alla quinta posizione. Sesto è l'australiano Daniel Ricciardo con la seconda McLaren, dunque giornata di trionfo per la scuderia inglese, con un terzo e un sesto posto. Settimo è Lance Stroll, che comunque zitto zitto fa la sua seconda gara a punti da prima guida dell'Aston Martin, migliorando anche il posizionamento della gara del Bahrain, quindi da decimo passa settimo il pilota canadese. Ottavo posto è Pierre Gasly, che rimedia allo zero del Bahrain e finisce ottavo. Va detto che Gasly nella prima parte della gara, con tutti i piloti che mettevano gomme intermedie, lui era partito con gomme da bagnato estremo, e infatti paga un po' questa scelta. Comunque qualche punto il francese lo porta a casa. Menzione d'onore per il venerabile maestro Kimi Raikkonen, che a 42 anni suonati con l'Alfa Romeo finisce nona, grande prestazione per il pilota finlandese. E chiude la zona punti Esteban Ocon in decima posizione con un Alpine che è abbastanza in disarmo ed è una delle delusioni di questo inizio di stagione. Abbiamo detto appunto, questi piloti sono finiti in top 10 e prendono tutti i punti di mondiale. C'è un pilota che non ne prende, ed è questo Valtteri Bottas, che è una delle mie principali delusioni del giorno di questo Gran Premio dell'Emilia Romagna, perché Bottas non solo nella gara, quando era in pista, è risultato un pilota molto anonimo, lottava addirittura con Lance Stroll, con Gasly per la decima posizione, era in margine della zona punti. Quando ha fatto l'incidente con Russell, Russell lo stava addirittura per superare, sarebbe baltato fuori dalla zona punti, e quindi è una prestazione assolutamente incolore e deludente per il secondo pilota della Mercedes, che appunto, avendo una Mercedes, dovrebbe competere quantomeno per le prime 5 posizioni, se non addirittura per il podio. Per vincere il mondiale ovviamente non se ne parla, però Bottas è uno che comunque i podi all'anno li fa, vince anche delle gare, e vederlo così indietro è assolutamente una delusione. Non è una delusione invece la Ferrari, perché appunto, come abbiamo detto, le speranze di Leclerc e di Sainz erano quelle di presentarsi come terza forza del mondiale insieme alla McLaren, e appunto questa gara di Imola ha dimostrato questo, un duello tra la scuderia italiana e la scuderia inglese, quest'anno, questa volta meglio vinta dalla scuderia inglese con il secondo podio della carriera di Lando Norris, ma i segnali della Ferrari sono assolutamente incoraggianti. Per quanto riguarda Hamilton, l'ho scritto anche nel titolo, croce delizia invece, perché è vero, è leader del campionato, vero, è finito secondo, che era una posizione secondo me che poteva effettivamente meritarsi per il passo evidenziato nella gara di oggi. Peccato che di fatto Hamilton la gara se l'è complicata da sola, perché quel lungo non di Hamilton, un errore abbastanza banale a mio modo di vedere, di fatto lo condiziona e lo fa ripartire dalla metà della classifica. Dio grazie che per Hamilton effettivamente ci sia stato un passo della Madonna per tutta la gara, molto superiore rispetto a tutti gli altri piloti tranne Verstappen, e per questo motivo ha superato prima Ricciardo, poi Stroll, poi Sainz, poi Leclerc e infine Norris per una seconda posizione che fa molto comodo al pilota inglese, che arriva all'appuntamento prossimo, che sarà il 2 di maggio a Portimao, con 44 punti, uno in più rispetto al vincitore della giornata, ovvero Max Verstappen, che comunque ha dato la paga a tutti. Per darmi un'idea, Verstappen ha vinto con 22 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton, un pilota che di certo fermo non è, e ha doppiato tutti i piloti che non si sono qualificati dal sesto posto in su. Questo per darvi un'idea un po' dello strapotere di Verstappen. D'accordo che la pista di Imola è molto piccola,
piccola e molto rapida, perché comunque le Formula 1 giravano in giro veloce in prova in 1.14, però comunque Verstappen oggi veramente era quasi ingiocabile. L'MVP della giornata è comunque, secondo me, e sarò un po' di parte, il landone nazionale Lando Norris, perché comunque ha dimostrato di dimostrare di essere un pilota da podio in questa pista, poteva e c'è riuscito. Aveva finito terzo in qualificazione, ma come ho detto, avendo superato i limiti della pista, è stato relegato al settimo posto, ma comunque con un passo molto interessante e soprattutto con la McLaren Mercedes che sul dritto di Imola andava veramente veramente forte, assolutamente è un pilota da premiare per questa gara, una gara che lo ha visto al secondo podio della carriera dopo quello dell'Austria gara 1 l'anno scorso. Per quanto riguarda gli altri piloti, menzioniamo il povero Antonio Giovinazzi che ancora una volta fa una gara anonima non per colpa sua. A sto giro c'è stato un problema tecnico che lo ha condizionato, è stato costretto a fermarsi una volta in più, peccato perché c'era un problema di freni evidenziato, poi corretto, ma gli ha precluso una possibile zona punti, perché prima del pit stop in più Giovinazzi era veramente a lottarsela con Kimi Raikkonen e con Pierre Gasly, che sono appunto finiti a punti. Ci sarà modo comunque di rifarsi per Antonio Giovinazzi in una gara magari un po' più congeniale per un Alfa che comunque non è la macchina migliore del lotto, ma che comunque questa volta due punti li ha portati a casa, ma con Kimi Raikkonen. In ogni caso, questo è il Gran Premio di Imola, un Gran Premio divertente che comunque sarà assolutamente, spero, protagonista anche nelle prossime volte. Unica pecca effettivamente è la tenuta della pista, che per 20 giri per un'acquazzone ha effettivamente condizionato un po' la tenuta dei pneumatici e ci ha messo tantissimo ad asciugare, ed è per questo che anche tanti piloti hanno fatto errori, non solo Hamilton che è finito lungo più volte, ma anche Sainz, ma anche le Williams che sono finite fuori per le terre veramente un sacco di volte, soprattutto anche con la pista bagnata. Insomma, questo sarà un punto su cui intervenire. In ogni caso, il Gran Premio dell'Emilia Romagna ha regalato, a differenza dell'anno scorso, una gara molto piacevole che vede come vincitore il quinquadrato Max Verstappen, e per lui, ripeto, suona l'inno nazionale olandese. Questo è il Racing Podcast per quanto riguarda dunque il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il prossimo appuntamento sul canale sportivo sarà martedì, sempre alle ore 19, per quanto riguarda il Gran Premio della MotoGP e tutte le altre categorie che ha corso oggi a Portimão. Il saluto da parte di MetoTolgar, fatemi sapere cosa ne pensate di questo appuntamento di Imola, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete il video anche ai vostri amici, ci vediamo al prossimo video.